Il libro è nato da una ricerca che stavamo facendo con Stefano su un archivio fotografico e documentale della ditta Ferrari, che è una ditta che a Spezia ha iniziato a costruire nel 1905, c'era quindi l'archivio di tutti i lavori che loro hanno fatto per la Marina e per altre istituzioni dal 1905 ad oggi. E esaminando questo archivio e l'archivio del Genio Militare sono emerse praticamente questo patrimonio fotografico e documentale su queste opere protette, su queste gallerie. E da lì quindi è nata l'idea di approfondire e di sviluppare questo argomento. Erano delle gallerie che dovevano servire a proteggere dei servizi essenziali, strategici della base di Spezia. Di fatto non erano state sterminate in tempo per la Seconda Guerra Mondiale. Nel dopoguerra, quando è emersa l'esigenza della Guerra Fredda, quindi di tutelare maggiormente questi servizi strategici, furono riesaminate alcune di queste gallerie che rispondevano a determinati requisiti, di avere un certo numero di metri di roccia, di copertura, eccetera, eccetera, e due di queste gallerie esistenti furono reimpiegate, allargate, ampliate, migliorate, e poi ne sono costruite altre tre, furono costruite altre tre per coprire appunto le esigenze della base. Erano esigenze che dovevano coprire i servizi strategici, e quindi centrali operative, centri di telecomunicazione, centrali elettriche di emergenza e serbatoi di combustibile. E niente, sono state costruite. Poi di fatto la Guerra Fredda è stato un periodo che non è mai sfociato, per fortuna, in guerra nucleare o guerra diretta tra i due blocchi sovietico e NATO. Per cui di fatto queste gallerie non sono mai state impiegate effettivamente. Ma le cinque gallerie che sono state ricostruite, praticamente allargate nel dopoguerra, sono di un buon stato di conservazione, queste cinque. Non sono visitabili liberamente dal pubblico perché ovviamente sono ancora zona militare o comunque protetta, però sono all'interno, non sono messe male. Abbiamo fatto dei servizi fotografici dentro le gallerie con le dovute accortezze, con le dovute precauzioni, perché, come diceva prima Silvano, non sono magari in condizioni ottimali. Dunque, dopo essere stati autorizzati e aver preso, diciamo, tutte le cautele del caso, abbiamo fatto dei servizi fotografici che sono nel libro.